Ciao a tutti, oggi volevo fare un video un po' particolare, nel senso che mi è stato chiesto molte volte nei commenti come quando appunto parcheggio diciamo l'8 nel garage. Come potete vedere non è un garage, è un bel garage, comodo, perché è tanto lungo, quindi ci stanno anche due macchine, anche un altro mezzo, però chiaramente è un po' stretto. Allora io personalmente mi sono abituato a entrare in retromarcia, perché comunque la visuale delle telecamere mi aiuta, tutto quanto. Si potrebbe anche entrare chiaramente con il muso rivolto verso il muro, però io preferisco fare questa manovra. Faccio appunto questo, diciamo, in introduzione al video, perché poi vedrete durante la ripresa, durante le manovre che farò io, e quindi dal paddone un po' come interagisce la macchina, le telecamere laterali, la telecamera, appunto quella che c'è sopra il parabrezza, visto che non ci sono più i sensori dove adesso c'erano. Una volta vicino alla targa avevo i sensori ultrasuoni, adesso non li ho più, però io devo dire che per il momento riesco a aggiustarmelo ancora bene, la macchina mi avvisa e tutto quanto. Come potete vedere non è una manovra che la fai tranquillamente, quindi la macchina ci mette il suo impegno. E di conseguenza ce lo metto pure io. Questo sarà lo spazio di manovra. Voi chiaramente lo vedrete in un secondo momento. Quindi adesso facciamo questo, dopo questa introduzione, faremo partire il video di come interagiamo con la macchina. Allora, eccoci qua. Allora, adesso vi faccio vedere né più né meno la manovra. Come potete vedere, la macchina ha tutte le sue visioni. C'è spazio di manovra, chiaramente la faccio in retromarcia. Allora, butto giù retromarcia, mi si accendono le telecamere, vi metto anche un po' di luce, mi si accendono le telecamere e adesso io inizio la manovra. Inizio la mia manovra. Come potete vedere, la macchina in questo momento non dà allarmi particolari. Mi porto avanti. Come il pericolo, lei lo rileva, ho tutto lo spazio di manovra. Adesso io chiudo, notate questa parte qua, stanno lavorando benissimo le situazioni, eh? Ve lo dico, voi, questo è lo spazio di entrata che ho io, ormai ho chiaramente i miei riferimenti, mi porto avanti leggermente, come potete vedere lo spazio ve l'ho fatto vedere nel video di iniziale, come state potendo vedere io mi sto muovendo con l'aiuto delle telecamere, ma soprattutto degli allarmi che dà la macchina. Chiaramente io guardo molto la macchina e vi posso garantire che sono giusti. Gli spazi in questo momento sono tutti giusti. Io adesso sono entrato, mi sposto per mia comodità. Di solito cerco di darmi più spazio perché comunque ho un pilastrino. Purtroppo il garage ha questo pilastrino che non permette quella manovra. Allora io di solito preferisco farmi la mia bella manovra e garantirmi il mio più spazio dalla parte, diciamo, dove non c'è, adesso in questo momento c'è chi fa la ripresa, perché tanto io poi per scendere posso scendere tranquillo. Sto facendo tutte manovre che la macchina sta rilevando, lo sto facendo per voi questo meccanismo di difficoltà, perché io di solito lo faccio un po' più spedita, ma per farvi vedere che in questo momento tutte queste righe rosse che vedete fanno vedere che la macchina rileva tutti i pericoli, sta rilevando perfettamente i pericoli. Adesso io vado anche un po' indietro per farvi vedere che dietro io ho tanto spazio, però c'ho praticamente i pilastrini. Adesso magari faccio alzare un attimino chi fa la ripresa per farvi vedere i pilastrini laterali che si vedono. Sono proprio stretti, la macchina è entrata dentro una stretta dove praticamente ha interagito. I sensori hanno lavorato benissimo. Quindi questa parte qua, diciamo che io rispetto alla standard range non noto differenze, ve lo dico chiaro e tondo, non ho trovato difficoltà particolari. Chiaramente gli ultrasuoni, ma i rumori li ho sempre. Adesso voi non lo sentite, si sente il rumore per il discorso dei ciechi e boh, però la macchina ha finito, diciamo, il suo lavoro, l'ha terminato e non ho avuto problemi.
niente, ho voluto farvi questo video, mi è stato chiesto. L'entrata, chiaramente, si può, ognuno decide la propria manovra. Io preferisco mettermi sempre in questa condizione con la macchina, perché così quando poi devo uscire esco tranquillo, anche in uscita. Adesso, dove volessi uscire, vi faccio vedere, faccio né più né meno la stessa manovra. I sensori rilevano sempre gli stessi pericoli. Io nell'uscire ho già l'uscita che mi fa vedere, mi giro solo un pochettino, guardate un attimo qua dall'uscita, ok? Io mi giro un pochettino, devo solo girarmi, fare ancora una elettromarcia piccola e leggera e sono già pronto per andare sulla rampa, chiaramente chiudendo poi tutto quanto. Io vi saluto e vi auguro a tutti una buona serata. Grazie a tutti, mettete un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Saluti a Mauro.